amici, come avrete potuto vedere dalla prima parte del video, oggi andremo a parlare di lui, del rullante a panettone. Sono un po' di giorni che in studio sto lavorando a dei brani dove sono richieste sonorità anni 80, quindi un rullante grande, un rullante profondo, con tante basse. Sto usando un recording custom della Yamaha da 6,5 in ottone. E devo dire che mi sta dando delle bellissime soddisfazioni. Sentirete voi stessi più avanti. È un rullante molto versatile, ha veramente un range sonoro vastissimo. E io in questo caso appunto l'ho usato sfruttando tutta la sua profondità, tutte le basse che riesce a darmi, cercandomi di avvicinare il più possibile a quel suono che tutti noi amiamo. Siccome mi sono trovato a fare degli esperimenti appunto per registrare video, per registrare brani per altre persone, mi sono ritrovato a fare questi esperimenti e ho pensato di condividere con voi appunto questa mia piccola esperienza, questo mio modo di accordare il rullante per far sì che diventi il cosiddetto panettone, e ve ne parlo semplicemente a modo mio, secondo il mio gusto e secondo quello che a me piace fare. Non è una lezione, è semplicemente una condivisione di idee. Possono essere dei consigli? Non lo so, vedete voi. Spero che il video vi piaccia. Io come al solito vi invito a guardarlo fino alla fine, iscrivervi al canale, attivare la campanellina così da ricevere le notifiche per i prossimi video, condividere con i vostri amici appunto se vi va, e vi lascio al resto del video dove vi spiego nel dettaglio come ottengo questo mio suono. A dopo. Andiamo a vedere in maniera pratica come ottenere il suono che abbiamo sentito in precedenza sul brano di Bon Jovi. Come vi ho già detto, ho utilizzato uno Yamaha Recording Custom 14x6,5 in ottone. E già di per sé, avendo una profondità di 6,5, un rullante molto profondo. Non sono un esperto di accordatura, quindi non me ne vogliate. Io accordo in maniera pratica, cerco di ottenere quello di cui ho bisogno ascoltando. Partiamo appunto da un'accordatura medio-alta. Uso solo un paddino gel della Wambuca per togliere quegli armonici fastidiosi in registrazione. C'è da dire che quando accordo la batteria per registrare, non accordo mai la batteria senza prima aver messo le cuffie. Un conto è il suono che dallo strumento arriva al mio orecchio, un conto è il suono che dallo strumento arriva alla capsula del microfono. Stando la capsula a due dita dalla pelle è tutto un altro suono. Appunto cerco di accordare facendo riferimento al microfono, quindi a quello che capta il microfono, e cerco di ragionare nel modo più funzionale possibile, quindi in base al brano che vado a registrare ed in base al microfono che ho. In questo caso l'SM57 sopra e un altro dinamico sotto per la cordiera. Quindi cerco di ottenere un suono giusto prendendo in considerazione questi due microfoni e l'ascolto che ho in cuffia. Come sentite, abbiamo un'accordatura appunto medio-alta. Da qui partiamo per far sì che il nostro rullante diventi l'iconico panettone. Parto col dare un'allentata di mezzo giro a tutti i tiranti, partendo appunto da quello vicino a me e facendo mezzo giro in uno. E ascolto. In questo caso è già scesa la nota. Continuo, altro mezzo giro. E a questo punto entra in gioco una seconda sordina, sempre della Wambuca, che mettiamo qui per intero, proprio a filo con il cerchio, e ascoltiamo. Inizia a prendere vita. Adesso do una correzione al suono, non seguendo uno schema, ma appunto cercando di ascoltare e avvicinandomi più possibile al suono che vorrei ottenere.
Ripeto, non me ne vogliano gli amanti dell'accordatura, non me ne vogliano appunto i grandi maestri dell'accordatura, ma io vado molto a gusto, cerco di appunto ottenere quello di cui ho bisogno con quello che ho a disposizione. Non ho una pelle doppio strato, non ho una pelle idraulica, ho semplicemente una pelle monostrato con due sordine della Wambuka. Il rullante naturalmente da 6,5 aiuta, però la cosa importante è che riesco ad avvicinarmi al suono che voglio, al suono che mi piace. Quindi che sia bello sia quando è colpito bordo e pelle, sia soltanto di punta. Che si senta la profondità e che si senta il corpo. In quello che sentite non ci sono compressori, non ci sono gate, c'è soltanto un'equalizzazione di base con un reverbero, quindi niente di troppo artificiale. Ecco, quello che sentite è la ripresa dei due microfoni più appunto gli over e la batteria. Questo è quello che io faccio nel momento che vado a registrare un brano. Ho bisogno del rullante più grosso, mi muovo così. Ripeto, senza cuffie magari è scorretto come suono, a livello tecnico sarà scorretto, però a livello pratico è quello che io voglio ottenere appunto dal mio rullante. Questa è la cosa che io faccio nel momento che vado a registrare un brano. Cerco di agire appunto con le poche cose che ho a disposizione, quindi una leggera accordatura, se così vogliamo chiamarla, due sordine, oppure si potrebbe mettere un asciugamano, cercare di raggiungere il tanto amato suono del rullante panettone anni 80 con quello che abbiamo a disposizione. Ragazzi, spero che la spiegazione sia stata alquanto chiara. Come ho più volte detto, ripeto, non sono un esperto di accordatura, è semplicemente il mio modo di vedere le cose, il mio modo di affrontare le cose, e volevo condividerlo con voi. Spero vi abbia fatto piacere, spero il video vi sia piaciuto, sia stato utile. Lasciatemi nei commenti le vostre sensazioni, le vostre impressioni, ditemi se vi piace, non vi piace, cosa ho sbagliato o cosa no. E noi ci vediamo un prossimo video. Seguitemi, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale. Mi trovate su tutti i social come Antonio Falasca Drummer, sia su Instagram che su Facebook. Io vi aspetto con tanti altri nuovi video e mi raccomando, il mio motto è stay rock sempre. PS, fatemi sapere se volete altri video del genere, sono a vostra completa disposizione, basta che mi scrivete nei commenti l'argomento e io farò di tutto per far sì che nel prossimo video parleremo di quello che più vi piace.